Certo, in questo breve video vi illustreremo brevemente i principali enti locali gestionali, ovvero la provincia, il comune Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. la provincia, invece, è l'ente locale avente una competenza su un gruppo di comuni. La Regione è un ente locale con propria autonomia statutaria e con proprie funzioni legislative e amministrative. Le funzioni del comune sono molteplici e tra queste ne abbiamo alcune in elenco, ovvero polizia municipale, traffico, istruzione, cultura, sport e turismo, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, ambiente, tributi, salute, sanità e assistenza, famiglia, giovani, anziani, lavoro, industria, commercio, artigianato, urbanistica, trasporti e servizi pubblici. Anche per quanto riguarda la provincia, le competenze sono vaste. Tra le più indicative possiamo riassumere le seguenti: funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, funzione di istruzione pubblica, quindi anche edilizia scolastica, funzione nel campo di trasporti e viabilità, funzioni riguardanti la gestione del territorio, funzione nel campo della tutela ambientale. E infine funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. La Regione ha principalmente quattro funzioni che sono quella legislativa, quella di programmazione, quella di coordinamento e quella di indirizzo. Principalmente la funzione legislativa consente alla Regione, su determinate competenze, di provvedere autonomamente a normare queste ultime. Dunque, nei settori in cui lo Stato non ha legislazione esclusiva, la Regione può intervenire a regolamentare con proprie leggi. La funzione di indirizzo consente alla Regione di definire le linee guida per gli enti locali minori come Comune e Provincia attraverso atti normativi e di pianificazione. La funzione di coordinamento consente alla Regione di coordinare le attività sul suo territorio. La funzione di programmazione consente alla Regione di pianificare le attività da fare nei vari settori, predispone un piano sulle opere da realizzare. In via generale, le principali competenze della Regione sono relative alla sanità e alle politiche per il lavoro, ma non meno importanti abbiamo anche quelle dell'ambiente, finanze e tributi, istruzioni e ricerca, turismo, sicurezza, commercio, politiche sociali, politiche relative alla casa e le relazioni internazionali, trasporto pubblico Gli e regionale. organi di governo del comune sono tre, ovvero il sindaco, la giunta comunale e il consiglio comunale. Il sindaco viene eletto dai cittadini ogni 5 anni a suffragio universale, rappresenta l'ente e l'organo responsabile dell'attività amministrativa, convoca il presidente giunta e consiglio comunale. Il sindaco nomina fra i vari assessori un vice sindaco che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. La giunta è l'organo esecutivo del comune e collabora con il sindaco nel suo governo. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio comunale e impronta la propria attività sui criteri di trasparenza e dell'efficienza. Il consiglio comunale è anch'esso un organo collegiale ed è composto dal sindaco e da un numero variabile di consiglieri che varia in base al numero di abitanti di quel dato comune. La durata del mandato è anche qua di 5 anni. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune. Come per quanto riguarda il Comune e la Regione, anche la provincia è dotata di tre organi di governo. Essi sono il Presidente, la Giunta Provinciale e il Consiglio Provinciale. Il Presidente rappresenta la provincia, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti. Il suo mandato dura 5 anni. Viene eletto direttamente dal popolo, quindi è suffragio universale. La giunta provinciale è l'organo esecutivo della provincia. Viene nominata dal presidente e quindi anche revocata dal presidente stesso. È composta dagli assessori che collaborano nell'amministrazione dell'ente attraverso deliberazioni collegiali e azioni di proposta dirette al consiglio. Il Consiglio Provinciale è l'organo ufficiale di controllo dell'attività politica e amministrativa.
compie atti fondamentali di indirizzo, programmazione e approvazione dei piani finanziari a livello provinciale. Indica l'indirizzo politico che la provincia deve seguire. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e aperte. Come anticipato, la Regione, anche lei, ha principalmente tre organi di governo: il Presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale. Il Presidente rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è direttamente responsabile. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, ha quindi a livello regionale un ruolo paragonabile a quello di capo del governo. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione, viene nominata direttamente dal Presidente ed è formata dagli assessori, con attribuzioni specifiche. La Giunta attua le leggi regionali e le delibere del Consiglio. Se viene approvata una mozione di sfiducia, la Giunta decade e deve dimettersi. Il Consiglio regionale è l'organo deliberativo della Regione. Esso svolge la funzione legislativa relativa alle materie di competenza regionale. Inoltre, riunendosi in periodiche sedute, indica l'indirizzo politico da seguire. Si rinnova ogni 5 anni a suffragio universale. Ora come ora, il presidente della nostra Regione è Roberto Cotta, primo presidente leghista della Regione Piemonte. Lo stesso discorso vale per la nostra amata provincia Granda, presieduta da Gianna Gancia. Speriamo che con vostro convinto sia leghista, se no alle prossime elezioni... Votere la norma, Lengu!